Beh, ora glielo possiamo dire. Che ne dici, Fresh? Alec ha detto che mi ama. No, non stiamo parlando di questo. È che prima di darti questa notizia volevamo essere sicure di riuscire a farlo. Ma ora, Fresh, diamo la bella notizia ad Ops. Alec mi ama. Il ragazzo misterioso rintraccerà Izzy. Alec ha detto che mi ama. Ops! Sei imbambolata, hai capito che cosa ti abbiamo detto? Il ragazzo misterioso troverà Izzy, la nostra Izzy! Ah? Ops, sveglia! Ora gli chiedo a che punto è, ormai dovremmo esserci! Cosa? State rintracciando Izzy? E com'è possibile? Lo so, Ops, io e te non siamo intelligenti quanto Fresh con il computer, perciò non capisci! Neanch'io capivo all'inizio, ma il ragazzo misterioso di Fresh è un nerd! Cherry, dire che è un nerd non significa che sappia usare bene il PC, ma è un nerd appassionato di informatica e computer. E si dia il caso che lui sia un vero genio. E quindi rintraccerà Izzy? Sì, te l'abbiamo appena detto, ma che cos'hai, Ops? Ok, dice che ci vorrà ancora un po', ma ce l'ha quasi fatta! Riavremo la nostra Izzy! Riavremo Izzy? Ops, tu non stai bene. Non ti senti bene, hai la febbre, fa sentire. Cherry! Ti devo dare il bacio sulla fronte, mia mamma lo fa sempre. Dai! No, sei fresca. No, Cherry, lasciala stare, è così per Alec, la spiazzata. Sei così per Alec perché ti ha confessato di amarti? Beh, sì, sono abbastanza sconvolta. Oh, poveretto, mio fratello continua a scrivermi, è davvero disperato. Beh, almeno lui è triste per la tua scomparsa. Già, almeno lui è triste. Jenny, prima non ho avuto il coraggio di chiedertelo, ma com'è andata a scuola? Come ti sono sembrate le mie amiche? Beh, Ops, Cherry e Fresh. Anche se Ops forse non dovrei più definirla un'amica. Sei sicura che vuoi che te lo dica, Izzy? Davvero? Certo. Se sono scappata di casa è anche per capire come sarebbero state le persone. È in questo modo che riesco a capire chi ci tiene veramente a me. Chi si preoccupa tanto per me da star male, beh, vuol dire che ci tiene. E se le mie amiche si sono preoccupate per me, vuol dire che ci tengono. Perciò sì, ho bisogno di sapere se Ops, Cherry e Fresh stanno male per il fatto che sono scappata di casa. O se hanno continuato semplicemente a vivere le loro vite come se nulla fosse. No, Izzy, io ti sono amica e non voglio darti questa brutta notizia. No, Jenny, devi dirmelo, perché altrimenti tutto quello che ho fatto non avrà alcun senso. Devo sapere chi tiene a me e chi no. Devo sapere chi sono i miei amici e chi invece non lo è. Ecco, diciamo che oggi a scuola sono stata particolarmente attenta a loro. Sapevo che ti sarebbe interessato. E non ti piacerà ciò che sto per dirti. Lo immaginavo. Se ne sono fregate totalmente della mia scomparsa, vero? Diciamo che è successo di peggio. Che cosa può esserci di peggio? Beh, Alec ha confessato il suo amore ad Ops. Mi dispiace, Izzy, credimi, non avrei voluto dirtelo. Ma me l'hai chiesto. Che cosa? Mentre tutti dovrebbero essere preoccupati per me, Alec ha dichiarato il suo amore ad Ops. Allora mi ha sempre solo presa in giro. Non voleva stare con me. Lui ha sempre amato Ops. Mi dispiace, Izzy, ma forse è giusto così. È giusto che tu sappia, come dici, chi ti è amico e chi no. Ed io sono qui per te. Sono una tua amica. Io non posso crederci e le mie migliori amiche come hanno reagito? Insomma, Ops, Fresh, Cherry, che cosa hanno detto davanti a questa cosa? Mi hanno difesa almeno. Insomma, Alec dichiara il suo amore mentre io sono sconvolta, sono scappata di casa. Ma questo non è giusto. Oh, Izzy, non capisco perché continui ancora a definirle le tue migliori amiche. Non sei mai stata una di loro, non sei mai stata in quel gruppo. Non c'è posto per te nel loro piccolo gruppo ristretto di migliori amiche. Non te ne sei resa conto? Ma il nostro motto è migliori amiche per sempre. È il loro motto. È il motto che si sono inventate quando erano piccole. Venivano qui in vacanza, hanno conosciuto qui Ops.
E tu non c'eri! Non c'eri nella loro infanzia, sono loro, le tre amiche per sempre. Tu non c'entri nulla con loro, ti hanno sempre tenuta un po' lontana. Ma ora, ahimè, come ho fatto ad essere così sciocca da credere di avere finalmente trovato delle migliori amiche? Jenny, grazie per tutto quello che stai facendo per me. Ci sarò sempre per te, Izzy. Oh, finalmente ho 5 minuti di pausa. Beh, non vedevo l'ora che avessi una pausa, Creamy. Ho bisogno di parlarti. Sì, parlarmi del bacio con Oliver. Insomma, spiegami bene che cosa mi hai scritto su WhatsApp. Ecco, Oliver mi ha baciata, te l'ho detto. Ma no, questo l'ho capito, ovviamente. Ma non ho capito che cosa provi tu. Perché parli piano? Beh, potrebbe sentirci qualcuno e non voglio, perché Oliver è fidanzato con Olivia, ricordi? Ovvio, certo! Ecco, cosa provo io? È difficile perché... È strano che io provi qualcosa per lui così dopo un bacio, no? Insomma, forse sono impazzita. No, ti sei innamorata di Oliver, un ragazzo impegnato, impegnato con una nostra compagna di classe. E sono tutti e due in classe nostra. Pensa che tragedia se Oliver lasciasse Olivia per te. No, guarda, lui non ha nessuna intenzione di lasciarla. Me l'ha detto. Non vuole neanche dirle del nostro bacio. No, questo non mi piace. Non è una cosa che si dovrebbe fare. Dovrebbe essere sincero con lei e anche tu. Ma non è una mia scelta, insomma, è lui il suo ragazzo. Io per Olivia non sono nulla, solo la sua compagna di classe. Non le devo nulla, non le devo dire che ho baciato, anzi, che mi ha baciata Oliver. Non lo so, ma tu, anzi, ti aspetti qualcosa da lui? Hai detto ti sei innamorata? No, non ho detto che mi sono innamorata. Ho detto che è strano pensare di essersi innamorati di lui. Perché, beh, ho provato davvero qualcosa quando mi ha baciata. Ma di solito non penso a lui in un modo romantico. Insomma, è il mio compagno di classe. Non ho mai pensato a lui al di fuori della scuola. Te l'ho scritto. Me l'hai scritto e l'ho letto. Ma MC, al cuore non si comanda. Non puoi decidere razionalmente quando e di chi innamorarti. È successo e basta. Ti sei innamorata di Oliver. Hai una bella cotta per lui. Oh. Tu dici che sono davvero innamorata di Oliver. Beh, hai detto che hai provato qualcosa quando ti ha baciata, no? Che cosa hai provato? Beh, è stato strano. Insomma, avrei voluto che quel bacio non finisse mai. E sono una pessima persona solo per averlo pensato, perché lui è fidanzato. È inutile che reprimi i tuoi sentimenti, perché non è possibile. Parli del diavolo. C'è Oliver con Olivia. Oh, e andiamo lì. Sì, quel tavolo è perfetto. Ciao, Oliver. Ah. Ehi, tra 5 minuti vengo a prendere le ordinazioni. MC, forse è meglio se lasci perdere Oliver. So che ormai ne sei innamorata, ma guardalo. È lì con Olivia, come se nulla fosse dopo che ti ha baciata. Già, lui è stato chiaro, onesto con me. L'ha detto subito che, insomma, non vuole essere lasciato da Olivia. Vuol dire che ci tiene a lei. Sì. Forse devo solo dimenticarlo. Sai, te lo dico io che cos'è successo con Oliver. Insomma, avete passato un sacco di tempo assieme. Siete stati entrambi espulsi da scuola, beh, per il vostro comportamento. E vi trovate ogni mattina qui, assieme. Beh sì, ultimamente ci troviamo ogni mattina qui. E per fortuna, altrimenti sarei da sola. Sai che noia. Esattamente, è proprio questo che intendo. Forse ti sei innamorata di lui perché passate così tanto tempo assieme, MC. Al mattino ci siete solo voi due perché tutti noi siamo a scuola. E poi l'hai aiutato a cercare sua sorella. Insomma, forse era inevitabile quel bacio. Dici che penso di provare qualcosa per lui solo perché, beh, al momento è l'unica persona che sto frequentando? Sì, penso di sì. Dai, vedrai, sarà così. E così non ci saranno problemi in classe con Olivia, perché tutto ritornerà come deve essere, alla normalità. Non so se hai ragione, Creamy, ma lo scopriremo. Ragazze, ci siamo! Il mio ragazzo misterioso all'indirizzo. Non ci posso credere, ma allora è davvero un genio! Non ci credevi, te l'avevo detto, guarda qua. Ecco l'indirizzo. Alec vuole venire qui ora per parlare. No, lascia stare.
Alec ha combinato già troppi guai. E poi noi ora stiamo andando a prendere Izzy, abbiamo l'indirizzo. Finalmente, ritorniamo ad essere una famiglia, la nostra famiglia di amiche. Davvero, Cherry, pensi a noi come una famiglia. Certo, siete la mia famiglia. I miei genitori ora sono in Germania e qui ho solo voi. E Izzy, siamo migliori amiche, ma siamo anche una famiglia, la famiglia che abbiamo scelto. Non quella che ci siamo trovate. Noi tutte ci siamo scelte. Ed è una cosa bellissima e speciale. Proprio come la famiglia. Beh, chi di voi sa dove si trova questo posto? Fa vedere meglio. Ma cosa? Eh? Fammi ricontrollare. Che c'è, Cherry? È un brutto posto. No! Eh? Quella? È la casa di Jenny e il suo indirizzo lo conosco bene. Che cosa ci fa Izzy da Jenny? Ah, il tuo amico si è sbagliato. Non penso proprio si sia sbagliato, impossibile. Dobbiamo andare a controllare. Andiamo, ma mi pare così strano. Sei sicura, Izzy, di voler tornare a casa tua? Guarda che per me puoi rimanere tutto il tempo che vuoi. Grazie, Jenny, ma ormai ho saputo ciò che volevo sapere. Ho capito chi sono i miei veri amici e chi invece non lo è. E ti ringrazio, Jenny. Senza di te non l'avrei mai capito. Beh, è questo che fanno gli amici. Si supportano quando c'è bisogno. Ed io sono qui. Qui per te. Sei davvero un'amica speciale, Jenny. Mi spiace di aver quasi pensato male di te, sai, per via di Cherry. Lei parlava male spesso di te e così le ho creduto. Non avrei dovuto. Sei davvero una bellissima persona, Jenny. Ma ora devo tornare da mio fratello. Lui sta troppo male e non merita che io lo faccia soffrire ulteriormente. D'accordo, allora ci vediamo domani a scuola. Ci vediamo domani a scuola, Jenny. Sarà un nuovo inizio per me. Beccati questa, Cherry. 1-0 per me. Ok, vado a prendere gli ordini. Primi, aspettami, ha appena scritto Oliver. Oliver ti ha scritto mentre è lì seduto con la sua ragazza Olivia? Ma sta proprio esagerando. No, aspetta, mi ha scritto che Izzy sta tornando a casa. Che cosa? Sono davvero contenta per lui, che sollievo. Già, sono davvero felice. Per fortuna stava soffrendo così tanto. È uno strazio non sapere dove si trova qualcuno a cui vuoi così bene. Già, lo immagino. Meno male si è tutto risolto. E ciao. Ciao Olivia, ciao Oliver. Sta tornando a casa Izzy. Siamo al settimo cielo, non possiamo stare qui. Ciao. Ah, povera Olivia, mi dispiace per lei. Lo so, anche a me, ma io non posso farci proprio nulla. Oh, basta, ma insomma, che maniere sono? Arrivo! Non ci posso credere. Beh, accomodatevi. Che cosa volete? E vi pare il modo suonare in quella maniera a quest'ora? Tu, lo sappiamo benissimo che stai nascondendo Izzy. Ragazze, perquisiamo la camera! Beh, non c'è molto da perquisire. Dov'è Izzy? Già, dove la stai nascondendo? Sappiamo che è qui. Ragazze, guardiamo sotto al letto. Ma voi siete impazzite. Chi vi ha detto che è qui? Come vedete, non c'è. Beh, il ragazzo misterioso di Fresh è un nerd. Esperto di informatica, Cherry. E allora? E allora lui ci ha detto che la tenevi nascosta. Ha rintracciato gli spostamenti di Izzy. E l'ultimo spostamento era qui! Beh, il suo ragazzo si deve essere sbagliato, come vedete, Izzy non è qui. Quindi potete chiedermi scusa e andarvene. Ragazze, lui non si sbaglia. Ve l'ho detto, è un genio con il computer. Sì, ma bisogna ammettere che Izzy non è qui. Ah, aspettate. Ragazze, forse dovremmo fare le scuse a Jenny perché mia cugina mi ha appena scritto che Izzy è tornata a casa. Che cosa? Sul serio? E tua cugina come fa a saperlo? Beh, è la ragazza di Brian. Brian è il cugino di Izzy e beh, gliel'avrà detto Oliver, no? Jenny, scusaci. No, ragazze, non si è sbagliato il mio amico. Beh, potete risparmiarvi le scuse, ma andatevene fuori da casa mia. Ok, scusaci, Jenny. Io non ti credo, Jenny. Tu c'entri sicuramente qualcosa. Il mio amico non si è sbagliato. Peccato che non hai le prove. Ciao, ci si vede a scuola. Ragazze, ho chiamato Izzy 1 milione di volte, ma non mi risponde. Neanche a noi. Abbiamo provato tutta la notte a mandare messaggi, a fare chiamate.
Nulla di nulla. Ok, capisco che non risponda a me. Sarà arrabbiatissima con me per via... beh, del bacio con Alec, ma... perché non risponde a voi? Che sia scappata di nuovo. È terribile, ma io voglio sperare che non sia così. Dai, aspettiamola ancora un po' prima di entrare in classe. Sono sicura che Izzy tornerà da noi. Siamo la sua famiglia. Come vi ho già detto, siamo una famiglia. Ah, Cherry? C'è Izzy! Izzy? Bentornata, Izzy! Ci sei mancata così tanto! Certo, e si è visto, eh? Salutami, Alec Ops! Che cosa? Ragazzi, sbaglio o Izzy ci ha ignorate? Oh, Izzy, aspettami! Sediamoci vicine e cambiamo il posto! Ciao, ragazze! Spero non vi dispiaccia se facciamo qualche cambiamento con i banchi. Che cosa? Izzy con Jenny? Ve l'avevo detto che il mio amico non si sbagliava. Ma Izzy non era a casa di Jenny? Beh, perché magari se n'era già andata e siamo arrivate troppo tardi. Ma non vi pare strana questa nuova amicizia di Izzy e Jenny? Ci nascondono qualcosa. Ragazze, è tutta colpa mia. Ve lo dico io cos'è successo. Izzy non vuole più essere amica vostra per colpa mia. Perché non mi sopporta, ecco cos'è successo. Non penso sia così. Per me Jenny l'ha ospitata a casa sua, l'ha nascosta e chissà che cosa le ha raccontato. Insomma, deve essere pur successo qualcosa per fare in modo che Izzy ci ignori così, noi le sue migliori amiche. La sua famiglia, sono davvero molto delusa. Andiamo in classe o faremo pure tardi alla lezione. Qui qualcosa mi puzza, chissà che cosa si è inventata Jenny. Siamo sempre state... le migliori amiche per sempre. Non può comportarsi così ora, Izzy, non ci può ignorare. E così oggi è il nostro ultimo giorno, eh? Domani si rientra a scuola. Già, si può dire che è stata una bella vacanza. Sai, è stato bello passare queste giornate con te, Oliver. Lo stesso vale per me, MC. Sarebbero state delle mattine davvero noiose. Invece con te, beh, mi sono divertito. Senti, ma ieri ti ho visto con Olivia, stavate bene assieme, come se non fosse successo nulla tra noi. Te l'ho detto, MC, non voglio che cambi nulla. Non voglio che Olivia mi lasci, non voglio farla soffrire. Già, sì, sei stato chiaro, è vero. Possiamo non parlarne più. D'accordo, se è questo quello che vuoi, ma volevo appunto sapere come comportarmi in classe, cioè devo fare finta di nulla. Devo trattarti freddamente per non far insospettire Olivia. Non so come fare, sono un po' in imbarazzo. Comportati come sempre, come se non fosse successo nulla, d'accordo? Rimaniamo compagni di classe. Compagni di classe? Sì. Oh, Izzy, vieni, ti stiamo aspettando per mangiare. Ragazze, scusatemi, ma oggi pranzo con Jenny. Buon appetito, Cherry. Che cosa? No! Cherry, lascia stare, dai. Mangiamo. Andiamo a prenderci qualcosa. Jenny, non so davvero come abbiano potuto pensare che pranzassi con loro. Dopo quello che mi hanno fatto, sono davvero fuori di testa. Non pensiamoci, Izzy, o ci rovineremo l'appetito. L'appetito me l'hanno già rovinato. Crimi, ma tu lo sapevi? Se sapevo cosa? Di Oliver ed MC. Oh, tu che cosa intendi? Non vorrei dirti cose che magari non sai. Crimi, Oliver è mio cugino e mi ha detto che lui ed MC si sono baciati. Cosa te l'ha detto e perché? Perché voleva avere un consiglio. Ma che consiglio posso dargli? È assieme ad Olivia e questa non me l'aspettavo da MC. Praticamente lei va in giro a baciare tutti quanti? Come si sta comportando? Ehi, Brian, questo non mi piace, non puoi parlare così di MC. Hai detto una cosa davvero brutta di lei. Non sta andando in giro a baciare tutti quanti, dovresti saperlo benissimo. D'accordo, ma che cosa dovrei pensare allora? Ha baciato mio cugino. Forse dovresti pensare che gli piace, magari ne è innamorata. Cosa? MC è innamorata di Oliver? Beh, non c'è da stupirsi. Stanno passando tutte le mattine assieme. Ed MC l'ha aiutato molto per via di sua sorella. Beh, allora gli auguro ogni bene perché anche Oliver è innamorato di lei. Quindi immagino sia solo questione di tempo. E lascerà Olivia. Cosa? Brian, cosa hai detto? Aspetta! Oliver è innamorato di MC! MC?
È tutto il giorno che sei qui, tesoro. Non hai una casa. Non che mi dispiaccia che tu stia qui, ma insomma, sei qui dalla mattina alla sera. Ah, Neolicius, non ti preoccupare, domani ritorno a scuola. E poi sto aspettando Creamy. Ha detto che aveva una cosa importante da dirmi. Vabbè, eccola. Creamy, 5 minuti e poi inizia a lavorare. D'accordo. Oh, MC, devo proprio parlarti. Che cosa c'è di così urgente? Ecco, Brian sa del tuo bacio con Oliver. Che cosa, Creamy? Perché gliel'hai detto? Non gliel'ho detto io, gliel'ha detto Oliver stesso. Oh, e perché l'ha fatto? Appunto, è quello che mi sono chiesta anch'io, ma... Brian ha detto che Oliver voleva un consiglio. Perché? È innamorato anche lui di te. Che cosa, sei sicura? Creamy, davvero non mi stai prendendo in giro? Ma ti pare che ti possa prendere in giro su questo? Tempo scaduto, Creamy! C'è davvero molto da lavorare, dai, alza le chiappette! Ah, scusami, MC, magari dopo mi prendo un'altra pausa. Ma questo è tutto quello che so. Oliver è innamorato di me. Ok, voglio proprio parlargli.